Resta turbolenta la situazione all'ospedale Cardarelli di Napoli, la struttura più grande del Mezzogiorno. Caos, barelle e posti letto non sono l'unica piaga. Questa mattina i dirigenti locali e nazionali della Nao Assomed hanno denunciato l'eccessivo numero di precari tra i medici del nosocomio. Franco Verde, coordinatore provinciale di Nao Assomed, ha sottolineato la mancata adesione da parte dell'ospedale ad un decreto-legge che obbliga le regioni a prorogare i precari con 3 anni di servizio fino al 2016. Domani scade il tempo della supplente. In secondo luogo, l'amministrazione ci ha lasciati non tutelati per quello che riguarda l'assicurazione in maniera adeguata, col risultato che il medico è costretto a difendersi come? Con la medicina difensiva, evitando di fare errori e quindi naturalmente pensando a tutelare il paziente, ma anche e soprattutto se stesso dagli avvocati. Al tavolo dei relatori Luigi Orsini e Maurizio Cappiello, rispettivamente segretario aziendale Cardarelli e segretario nazionale a Nao Assomed. L'ospedale Cardarelli è un grosso ospedale, il più grande d'Italia, più di 100.000 accessi di pronto soccorso, 36.000 ricoveri al momento di pazienti, personale precario, 80 unità e di questi alcuni sono in scadenza. Non è possibile che la Regione mandi a casa delle persone che attualmente sono gli unici a mantenere i LEA in un ospedale come quello del Cardarelli. Io mi faccio portavoce di quello che è il grido di dolore di circa 80 precari che lavorano nella nostra azienda, di cui molti, come diceva il collega Gigi Orsini, sono in scadenza, prossime scadenze addirittura il 21 novembre, a seguire il 30 novembre, il 15 dicembre e così via, fino ai primi giorni di gennaio. È insostenibile questo carico di lavoro a cui noi quotidianamente siamo purtroppo costretti a farci carico, e un ulteriore licenziamento e diminuzione di quelle che sono le risorse umane non può far altro che aggravare ancora di più quella che è la nostra precarietà.